Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Pionauta Stellaris Utopia. Primo episodio scorso ho creato l'impero, insomma il nostro primo mondo. Siamo sbarcati nel sistema solare, o comunque nel nostro sistema Corinth più che solare, e abbiamo cominciato solo con la ricognizione, che ancora non è finita, a mandare un po' in giro il nostro amico, diciamo dove cavolo sta. Eccolo qua, sta facendo un giro. E vediamo un po' che cosa succederà più avanti. Come vi ho detto, non vi ho spiegato molto questa cosa delle tradizioni, perché voleva man mano... quindi abbiamo fatto il survey di questa. Vediamo un po' il survey di cosa vogliamo mettere a fare di questa. Che vediamo un po' qual è più grande dei due. 20, wow, e 14. Quindi cominciamo con questo sistema. Survey system. Togliamo la pausa. Quindi dicevamo, allora vediamo un po' di capire le cose. Tradizione: ogni volta che adottate una tradizione spendete quindi dei punti, e tra 3 mesi potrò farlo. E volevo adottare Discovery, abbiamo detto. Oh, evento. Ok, Habitable World Survey. Adesso sappiamo che, senza ombra di dubbio, che insomma praticamente il nostro pianeta Coros non è l'unico abitabile. Sia la comunità scientifica che la gente vogliono conoscere di più delle forme di vita trovate nella galassia. Quindi è cominciato uno sforzo per catalogare tutte queste forme di vita che incontreremo, e ci sono dei biologi, diciamo, di specie diverse dalle nostre. Xenobiologi, penso sia una parola anche in italiano, almeno nella fantascienza. As to focus our planet survey efforts on habitable life-bearing worlds. Quindi cominciamo a fare questa catalogazione. Abbiamo più influenza? No, cominciamo, mi piace. Noi dobbiamo ricercare, siamo xenofili, quindi vediamo un po' che cosa troviamo. Questo ancora qui, special system survey, va bene, questo lo sappiamo. Mi dicevamo, mettiamo magari a velocità 1, così non succedono troppe cose nel frattempo. Nella tradizione, nel momento in cui l'adottate prendete un primo bonus. Station build cost reduced by 33%, e dopodiché potete decidere alcune cose. Quando lo completate, ogni albero ha 5 opzioni, si sblocca uno di questi slot. Quando si sblocca uno di questi slot potete prendere dei perk, dei bonus, e ce ne sono di vario tipo, e ce n'è uno in particolare, vediamo un po' se lo ricordo dov'è, la Mind Over Matter, se non ricordo male, che richiede che ci sia almeno un altro Ascension Perk preso, quindi alla seconda volta, che avete trovato la tecnologia Psionic Theory e che avete uno slot libero, quindi vabbè, la seconda volta che finite. E questa praticamente vi fa partire quello che è il percorso per diventare Psionic, quindi delle forme di vita slegate dalla forma fisica. Infatti in questo momento, se mettiamo un attimo in pausa, ecco, è arrivato questo nuovo... che dice possiamo sbloccare una di queste. Quindi sbloccando questa ci darà almeno 33% di Research Station Build Cost, quindi stazione di ricerca costa il 33% in meno, e poi quando finiremo tutto ci darà our Research Speed by 10%. In più sbloccheremo una di queste e poi vedremo che bonus. Quindi lo adottiamo. Spendiamo i nostri primi 72 punti, vedete adesso ce ne voglio 90, quindi man mano questo numero salirà sempre di più, quindi bisognerà fare qualcosa per andargli incontro. E ritogliamo la pausa, rimettiamo a velocità 2 e vediamo un po' chi è che sta senza far nulla. La nostra nave da costruzione. Perché la nostra nave da costruzione sta in questo sistema? Non ne ho idea. Comunque, build mining station. Ah, forse avrò sbagliato a prendere nave, a un certo punto ci ho portato quella. Convinto che a fine episodio scorso avessi messo questa a produrre. Probabilmente l'avrò anche fatto e poi l'avrò rispostata come un baccalà. Ok, il nostro ammiraglio ha guadagnato un tratto. Vediamo di che si tratta. Che tratto? Quindi, evasion, supply, ma ce l'aveva già. L'ammiraglio Kashnak, come avere più sense of rage. Ok, good. Quindi lo scout trait.
Dov'è? Dove sta? Ah, eccolo qua, adesso si vede. Sensore dice sub light speed, quindi adesso è ancora più veloce. Lo era già prima. Chissà se staccano le due cose, quindi si è arrivato a 20. Quindi abbiamo fatto un bel giro. Purtroppo di pianeti abitabili nel giro che abbiamo fatto non ne abbiamo trovati. Quindi dovremmo continuare un po' la nostra ricerca. Va bene, abbiamo 3 nella nostra area di influenza. Nemmeno abbiamo trovato altri vicini. Siamo qui. Almeno avevo guardato tutto l'universo. O la galassia, meglio. Ok. Dobbiamo adesso, purtroppo, a sto punto, allontanarci un po' di più. Vediamo un po' dov'è che non siamo stati. Qui no. Quindi andiamo pure qua, 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 e vabbè, e poi torna pure a casa, diamo la pausa, rifarà tutto questo giro, vediamo un po' l'amica come sta. Ok, adesso stiamo facendo la ricognizione qui, quindi per vedere un po' com'è la superficie. Ok, abbiamo trovato un artefatto da un'antica civiltà aliena su Ceradan III, quindi anche proprio qui. Colonizzare adesso costa solo 30. Comunque il pianeta è grande, però non è molto pieno di risorse. E diciamo che questa sarebbe la migliore dove fare la capitale, che si piglia cibo e minerale. Un'altra cosa da notare è che adesso il cibo è diventato una risorsa. Prima le risorse erano solo crediti, minerali e influenza, adesso c'è anche il cibo e questa Unity, vabbè, che abbiamo già vista. Poi qui abbiamo le 3 cose tecnologiche e basta così. Questo cos'è? Ah, le strategic resources. Quindi io direi di cominciare a colonizzare questa. Quindi non so questa quando l'abbiano aggiunto, ci sono 350 minerali, quindi dobbiamo mettere un po' da parte i minerali. Va benissimo, quindi lo faremo. Questi si chiamano i Russian Concordat. Era una potenza interstellare che esisteva fino a qualche milione di anni fa. Sembravano di essere tipo mammiferi con 6 zampe, comunque 6 arti. E ci sono molte riferimenti a una sorta di plaga chiamata il Javorian Pox, quindi qualche malattia diciamo infettiva, e quindi l'ha distrutti tutti e l'ha portati all'estinzione. Quindi ha cominciato un altro progetto. Dove stanno i progetti? Eccoli qua, vediamo un po'. Quindi abbiamo Prime Minister Limitar was elected on a platform of increasing research output by building research station in orbit around suitable planets. Però purtroppo io non ho trovato nulla che sia stazione di ricerca. Sì, l'ho trovata qua. Va bene, quindi la costruiremo. Quindi questo ci darà un guadagno da 80 a 175 punti di influenza, non male. Dobbiamo fare il survey di 8 pianeti abitabili a trovarli. E poi questa ci darà 6 punti da trovare qui. Finisce in 8 mesi. Ah, questa è la ricerca che dovevamo fare. Okay, facciamola. Costa 60 punti, arriviamo alla pausa. Però che quel progetto di solito dà quali sono i 6 punti da trovare. Bah. Federation Victory. Win the game by having your Federation on... 100% of all abitable planet. Ok. System salvage. Questo lo possiamo togliere. La nave scientifica ha finito. Quindi magari viene a fare un salvi pure qua. La nave di costruzione sta costruendo. La nave militare si sta spostando. Troppo pianeti abitabili. È stato un po' sfiga. Quindi quella costruzione l'abbiamo finita e viene a costruire una stazione di ricerca, se non sbaglio adesso fate 60 punti invece di 90, viene a costruire, questo ci darà più influenza poi a fine mandato. Sta lì, la nostra militare sta ancora qui sotto, il giro è lungo.
Abbiamo un governatore sul nostro pianeta, non ci ho fatto manco caso, penso di sì, di solito, però. Sì. Arresto meno 5, building, building build speed 500, crea blocker time meno 6%. Ok. Quindi ci ha detto un po' sfiga, abbiamo girato tutta sta roba. Qui nemmeno stiamo trovando nulla, purtroppo. Poi questo non è abitabile con che percentuale? Not surveyed, quindi non lo sappiamo. Alpine World Terraform. We need terrestrial sculpting to terraform planets. Questo sta costruendo? Sì, sta costruendo. Anomaly found. Special project complete. Fermi un attimo. Allora, questo ha trovato un'anomalia e la facciamo ricercare perché è 0% di rischio. Qua che succede? The Space Amoebas, non ce la fa vedere dove stanno. Quindi abbiamo trovato delle amebe spaziale. Quindi che è una sorta di navicella più grande dell'ostra. Quindi dovremmo lasciarle stare e monitorarle da lontano. Allora, uno dice di attaccare, l'altro dice vabbè, facciamo il progetto per studiarle. Questo. No, siamo pacifici, quindi abbiamo un altro progettino tra le mani. Qui stiamo costruendo, qui stiamo ancora... Ah, ho trovato l'altro pianeta abitabile, 23, wow! Quindi dobbiamo subito correre qua e non so se costruire direttamente un outpost o venire a colonizzare direttamente qua fuori. A questo punto. Sicuramente. Ok, Delta Pavonis era una volta una larga colonia irassiana. Quindi adesso siamo su quest'altro sistema. E ci sono segni di sviluppo industriale e di terraformazione. Come su altri pianeti rassiani. I resti fossilizzati ci dicono delle storie, diciamo, favolose, o comunque orribili, più che altro. The population rapidly succumbed to the... Quindi la popolazione è, insomma, morta velocemente per colpa di questa piaga. Non so come tradurvi questa malattia, comunque è una malattia. E che c'è stato, insomma, velocemente il panico su tutti i pianeti. Major settlements, quindi su quelli più importanti. Qui ci sono anche delle debris, che sono i... non mi viene la parola... detriti in orbita. Dei rimanenze di qualche battaglia. Fascinating, quindi un altro progetto. Eccolo qua. Quindi qua ci sarà da andare a vedere... cosa sono quelle, appena finita sta cosa, quindi prendiamo questa, mettiamo un attimo in pausa, vedete se riesco a beccarlo. No. Quindi così. Forse non posso. A skill 5 o più alto, wow. Abbiamo trovato un altro pianeta non abitabile, 18. Good. Ma Miraglio ha preso un altro tratto, grande. Miraglio ci sta diventando forte, a quanto pare. Che tratto hai preso? Archeologista, archeologo. Perfetto. Andiamo avanti. Alta tradizione. Ok. Anomaly fair risk mi piace. Andiamo avanti. E noi abbiamo un'anomalia qua da ricercare. Adesso il rischio è 0 perché lui è di livello 2, è diventato più bravo. Visto che ha finito là, tizio, gli facciamo costruire una mining station qua, prendere altri minerali. Io vorrei colonizzare direttamente questo pianeta a sto punto. Andiamo un po' da vicino. Un attimo. Ah, dobbiamo fare il survey, l'ho dimenticato. A sto punto quello che potrei fare, un attimo solo, spaceport, costruire una nave scientifica e cominciare a fare survey
a velocità 2, un po' più velocemente. Vediamo un po' la nave militare a che punto si trova. Ah, quasi finito il giro. Ha trovato un solo pianeta colonizzabile. Vediamo un po' che giro gli potremmo far fare adesso alla nave militare. Ok, quindi la nave è finita. Prendiamo la nave qua. Gli diamo un... Nessuno è libero, giustamente, no? Sì, stanno tutti ricercando, facendo altro. Ricerca, vediamo un po'. Anomali research speed più 35%. Research speed più 5%. Che trova più anomalie più 10%, mi piace. E selezionata e vieni qua. Salve system, vai. Questa armata, vediamo un po'. Mandiamolo in questa zona. E facciamo tutto sto bel giro qua. Qui, 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 qui. Vabbè, un po' un giro a zig zag, però vogliamo toccare tutto, purtroppo è così. E torna pure a casa, vai. La nave sta costruendo qua sotto. Skill 5, ci serve, vada. Ok, quindi abbiamo trovato, abbiamo scoperto una nave abbandonata, Solar Sailship, in orbita intorno a Bulwark. Costruito da qualcuno ignoto e che sembra abbia qualche migliaia d'anni. Insomma, una delle, si può dire, vele. Insomma, quello che sia, ha un bel buco, tipo qualcosa gli è passato attraverso, potrebbe essere un meteorite, e sembra avere praticamente, insomma, rotto il vascello, non può più andare avanti, anche se la tecnologia della nave è molto vecchia, ci sono delle... diciamo dei concetti di ingegneria abbastanza interessanti. Quindi abbiamo guadagnato 60 punti in quel tipo di ricerca. Va bene, okay, questa era l'anomalia. Quindi quindi la science ship adesso si sta grattando, quindi una l'avevamo mandata là sotto e sta ancora in volo perché è bello lontana, l'altra la mandiamo a fare un bel survey qui. La construction ship pure si sta grattando, quindi gli mettiamo a Mining Station, prende un po' di energia, non male. La nostra nave militare sta facendo il giro. Abbiamo 200 di cibo. Sul nostro pianeta non ho costruito una bene amata. Ops. No access. Perché? Loro che sono? Xenofobi, ti pareva a te. La solita fortuna che ho io. Il primo che incontro è il contrario di me, quindi non ci fa passare. Ok, ti salutiamo come uguale a noi, eh? Penso non gliene freghi granché. Quindi la nostra nave tornerà indietro. Quindi abbiamo incontrato il primo alieno. La notizia è che abbiamo incontrato il primo alieno intelligente, una forma di vita. Insomma, si sta velocemente diffondendo attraverso il nostro pianeta. I nostri cittadini sono affascinati da questi esseri. E i media sono pieni di, insomma, notizie e speculazioni, nel senso di cose che loro, insomma, pensano, ma senza nessun dato oggettivo, sulla loro cultura e la società. La rivelazione che non siamo soli nella galassia è stata, insomma, salutata in maniera molto particolare, celebrata su Koros. L'impero che questi hanno fondato sembra essere molto vecchio e il loro livello tecnologico è molto più avanzato del nostro.
sono molte cose che loro potrebbero insegnarci. Ed è finito qua il tempo per un secondo episodio. Andiamola a vedere, infatti, perché non ho fatto caso. Contatti. Innanzitutto ci odiano. Overwhelming. Vediamo un po' se riusciamo a comunicarci, tipo... Offer trade deal. Secondo me gli è fotte la sega. Starchars. Ah, se li prendono. Ce li date? No. Quindi se io gli do le mie mappe, magari se le prendono. Quindi cominciamo a fare un po' di xenofobia. Same authority. Più 10. Quindi sono una repubblica xenofoba. Fa piacere. Vabbè, abbiamo offerto questa prima cosa. Questa nave purtroppo è dispersa perché abbiamo trovato... sta tutti qua, quindi vabbè. Era molto vicino. Fortunatamente qui non abbiamo pianeti, siamo abitabili, però sono Alpine World. Questa che sono loro. Non sappiamo loro dove che vivono. Sono nomadi, conservazionisti, fisici, carismatici, tropical preference. Questo dovrebbe essere, dovrebbe dire che vivono su mondi tropicali. Riesco a vedere il loro pianeta? Vado qua, dov'è? No, mi sa che non vedo una bella madre. No, 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 no. Dov'è che sono entrato poi giustamente io nel loro spazio? Niente. Non so se quello sia il modo di sapere, perché una cosa che non ho mai ben capito, questo sinceramente vi devo dire, è come si fa a vedere questa cosa. Vediamo se noi prendiamo la nostra razza. Se da qualche parte ci dice Continental Preference, ok. Quindi vogliono i mondi tropicali, quelli sono alpini, quindi teoricamente non dovrebbe essere una cosa che loro colonizzano, però potrebbero portarci un outpost. Quindi probabilmente venire qua, fare un survey e mettere un nostro outpost qui, quindi per non farli venire, sarebbe male. Dov'è la nave? Sta qui. Io mi faccio un survey qua, va. Dopo che hai finito. Messaggio. Quindi hanno accettato. Vabbè, il tempo era finito. Magari a questo punto, una volta che questa ha finito di costruire, comunque un outpost qui lo mettere e fa. Ci vogliono 111 cose, quindi fra 2-3 mesi potrei. Ok. Va bene, vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di lasciare un bel mi piace, così magari riusciamo a far diffondere di più questa serie. Alla prossima, come sempre, grazie dell'attenzione. Ciao ragazzi.